Che lei deve pensare che in Garfagnano, dove siamo stati noi, non c'è stato eccidio di tedeschi. No. Perché il comando era nostro. E a volte quando siamo dei tedeschi, che poi c'è i buoni e cattivi da tutte le parti, noi si è sempre detto calma, qui si comanda noi, capito? Quindi non c'è stato eccidio. Dopo siamo arrivati noi non c'è successo niente. Qui c'erano le batterie pesanti tedesche, queste erano batterie pesanti italiane. E qui c'erano le batterie leggere. Questa qui è presa da una turistica, no? E fa vedere tutto lo schieramento italiano, che era vastissimo perché andava dalla Bretone. Con pochi uomini c'era da tenere un fronte troppo lungo. E questo è lo schieramento, era la linea difensiva. Fino qui era italiano, poi da qui fino al mare era tedesco. E questa era una linea secondaria mai sfruttata, solo durante la dittatura. Ecco, Bagni Lucca. In un mese i brasiliani avanzarono fino qui. E noi si prese le posizioni in questa situazione. E queste erano le posizioni degli americani. L'Alta Carfagnana. Poi dopo l'attacco di Natale, queste posizioni si presero noi e gli americani si ritirarono al di qua, a sud della Turrite, capito? E sono sempre rimaste fino a quando siamo andati via. No, noi siamo stati rispettati dagli americani. Beh, dagli americani siamo stati rispettati perché come... ci hanno preso come franchi tiratori, noi eravamo un esercito regolare, con una divisa, comandanti e tutto. Quando siamo stati fatti prigionieri, ci hanno, perlomeno, eravamo prigionieri di guerra. Non ci hanno massacrato come è successo invece con i partigiani. Ci hanno messo in un campo di concentramento, ci hanno fatto patire, logicamente, ma siamo ritornati a casa vivi, ecco. Ci hanno fatto patire la fame, quella senz'altro, con tutta la roba che avevano, molto probabilmente sarà stata una specie di punizione la nostra. Ma credo che sotto sotto, se ragioniamo con i nostri nemici militari, forse credo che un po' di rispetto per noi ce l'abbiano, in quanto vorrei vedere come avrebbero trattato i loro che a un certo momento avessero abbandonato per passare dall'altra parte. Noi almeno siamo stati coerenti e abbiamo finito la guerra come era stata cominciata, cioè dalla stessa parte. Non abbiamo abbandonato l'alleato, perché noi non sapevamo neanche tutto quello che stava succedendo nell'Europa, no? Infatti, guardi, io non sapevo neanche quello che succedeva in Alta Italia, perché sono sempre stato da rientro dall'addestramento in Germania, tra fronte occidentale e Garfagnana, sono sempre stato al fronte. E non ci giungevano notizie di quello che succedeva in Alta Italia, è stata una novità quello poi quello che abbiamo saputo dei partigiani, di tutte queste cose qua. Per noi è stata una novità. No, per l'Italia. Noi eravamo solo per l'Italia, per il tricolore, lo dico sempre. C'è stato in quel periodo una parte che combatteva con l'abaro nero, una parte con l'abaro rosso, noi invece abbiamo combattuto col tricolore. La nostra bandiera è sempre stata il tricolore. Ultimamente ho fatto una cartolina, quando abbiamo fatto il raduno, io faccio le cartoline tutti gli anni, no? E per il nostro raduno di Boario, e ci ho messo dei tre tricolori, l'unica cosa che c'è l'aquila romana col fascio nel tricolore. Ma il tricolore è sempre tricolore, che ci sia dentro la croce sabauda o che ci sia stato dentro non so che cosa quando è stato costituito. Diciamo, inventato il tricolore verso la fine del 1700 a Reggio Emilia, la Repubblica Cispadana e poi la Repubblica Cisalpina. Infatti il primo tricolore qui a Milano, al Castello Sforzesco, primo tricolore. E dentro erano sempre tre colori, bianco, rosso e verdi, no? Che ce l'aveva dati Napoleone,
per distinguerli dal bianco, rosso e blu, ha messo bianco, rosso e verde. E ad ogni modo è sempre rimasto tricolore, che ci sia dentro una cosa o l'altra, ma era sempre tricolore, sempre stato tricolore. L'unica cosa era la differenza, era quello che c'era nel bianco e basta, eh? Ora, io sono di una classe che allora era molto giovane, perché nel 43 avevo 18 anni. Ad ogni modo venivo già dal Regio Esercito e ci sarei andato lo stesso, ero di leva, avrei dovuto ripresentarmi in quanto, diciamo, in quanto già militare prima dell'8 settembre, ma ci sarei andato in ogni maniera io, ma tutti gli artiglieri, gli alpini della mia divisione, grosso modo, erano tutti di leva, classe 24-25, insomma, hanno fatto il loro dovere, anche loro, fino all'ultimo, eh? C'è una tomba che è una meraviglia, tenuta bene, quindi vuol dire che è guardata, è pulita, eccetera. C'era anche un vaso di fiori, eccetera. Fiori freschi. Freschi, vuol dire che... Pur essendo forse di sinistra qui l'amministrazione comunale. Sì, tutte qua. Però queste cose fanno piacere, perché... Hanno rispetto. Rispetto, insomma, che colpa ne hanno quelli che sono chiamati ad andare... Non so, noi siamo stati chiamati ad andare. Io sarei stato volentieri a casa. Io sono venuto fuori dal collegio, ragioniere, e io ho finito gli studi e immediatamente 3 mesi 43. Dopo... Un paese sul lago di Como, quindi non potevo assolutamente avere nessun addentellato di carattere per poter capire un po' nel tempo in cui vivevo. Sono stato colto dagli avvenimenti di sorpresa, mi hanno preso, mi hanno portato. Ma noi siamo nati e vissuti in quel periodo in cui inculcavano che dovevi dare il sangue. Ah beh, per il momento siamo ancora dimenticati, il nostro servizio militare non è riconosciuto, chi l'ha avuto scritto sul foglio matricolare, perché non tutti, neanche non tutti hanno un foglio matricolare, quindi quelli che hanno un foglio matricolare magari si sono visti depennare tutto il servizio prestato sotto la Repubblica Sociale, quindi non ha alcun valore negli effetti pensionistici né niente. C'è solamente la soddisfazione di aver fatto il proprio dovere, punto e basta. Ma adesso credo che un pochettino di ripensamento c'è. Ora ci sono delle frange che non ci riconoscerebbero ormai neanche morti, ma quelli non riconoscerebbero neanche la patria né niente. Forti contestazioni al sindaco per aver organizzato la giornata della riconciliazione nel tentativo inedito di commemorare le vittime dei lager e gli italiani uccisi nelle foibe dai partigiani titini. Però qualche dono comincia già a pensarci, vediamo un po' il Presidente della Repubblica, insomma, qualche parola più buona ce l'ha avuta verso di noi, anche se non digerisco il fatto che abbia detto che noi eravamo dalla parte sbagliata. Parte sbagliata è un po' vago, parte sbagliata per noi era la parte sbagliata, erano quegli altri, perché ha mollato tutto e sono passati, insomma, la solita figura dell'Italia, che quando tutto va male passano dalla parte del vincitore. Quello per noi è la parte sbagliata, è quella, per loro la parte sbagliata è nostra, solamente che noi la guerra l'abbiamo persa integralmente, completamente, mentre loro credono magari di averla vinta. Quindi è più facile che la parte sbagliata adesso per l'opinione pubblica sia la nostra.